colgo la considerazione del Presidente, nel senso che una parte della discussione sulla pregiudiziale ha in realtà esaurito argomenti che sarebbero stati trattati in un'altra sede. Pertanto riduco in modo consistente le considerazioni che avrei espresso altrimenti in sede di illustrazione del rendiconto per il 2017, che pur essendo un atto che in grande parte descrive le partite dare e avere dell'ente pubblico, comunque come tutti gli atti che attengono al capitolo delle risorse, una sua importanza. Visto che i tempi di attenzione, almeno miei, sono molto limitati, anziché mettere in fondo le considerazioni conclusive, vorrei che esse precedessero le altre affermazioni e vorrei rispondere brevemente ad una domanda: qual è come il rendiconto per il 2017? E in sintesi noi possiamo dire le seguenti cose: registriamo una riduzione del disavanzo pari a 140 milioni di euro, abbiamo messo in campo una serie di azioni relative alla riscossione, in particolare un progetto che ha chiuso tutte le pendenze con i soggetti pubblici, escluso un unico grande soggetto col quale auspichiamo di arrivare nelle prossime giorni e settimane ad una opportuna transazione, e nel 2018 ci rivolgeremo ai soggetti privati. Abbiamo già ripetuto, individuato risorse per il software e la redazione dell'inventario. Abbiamo messo in campo un'azione di risanamento di ANM che produrrà nel 2018, iniziata nel 2017, produrrà nel 2018 una serie di fatti positivi. Abbiamo in corso attività per regolarizzare le partite creditorie e debitorie tra il Comune di Napoli e le proprie partecipate a fronte di descrizioni diverse, e inoltre, e ho concluso, i sei punti positivi del bilancio consuntivo 2017, nel 2017 noi ricomprendiamo tutte le indicazioni contenute dalla delibera 240 della Corte dei Conti, che come sapete avevamo dichiarato ampiamente che avremmo impugnato limitatamente ad alcuni punti e basta. Il rendiconto del 2017 ribadisce le previsioni assunte alla base del piano di riequilibrio e della programmazione 2018-2020. Il rendiconto 2017 risente fortemente di alcuni fattori che evidentemente non dipendono dalla volontà dell'amministrazione, in modo particolare minori risorse da trasferimenti erariali nel 2017 rispetto al 2011, se contiamo solo la differenza da anno a anno e non sommiamo i singoli anni, il 2017 rispetto al 2011 ha un trasferimento inferiore pari a 223 milioni di euro. Peraltro, se queste somme le avessimo avuto, buona parte del piano di rientro sarebbe stato ampiamente soddisfatto, così come anche nel 2017 pesano i debiti che abbiamo ereditato, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice il sottoscritto, da gestioni precedenti, in alcuni casi risalenti, vedi il CR8 e dintorni, addirittura agli anni 80. CR8 e dintorni, abbiamo chiesto al nostro ottimo ragioneria di fare un conto di che cosa sono costati i commissariamenti nella città di Napoli, cioè quanto abbiamo già pagato per emergenza rifiuti, post terremoto, emergenza nubifragio, emergenza sottosuolo e quanto si prospetta. Da un primo calcolo noi siamo fra le somme già riconosciute oltre i 200 milioni di euro che hanno gravato in questi anni
nell'azione economica dell'amministrazione. In questo contesto, dicevo problematico, noi abbiamo dato piena attuazione alle prescrizioni della delibera della Corte dei Conti. In particolare, abbiamo cancellato dal nostro bilancio 15 milioni di dividendi dell'ABC, abbiamo cancellato dai residui attivi provenienti dalla gestione del patrimonio immobiliare nel periodo gestione Romeo per altri 30 milioni, abbiamo incrementato ulteriormente il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nonostante queste significative correzioni, noi evidenziamo un maggior disavanzo contenuto in soli 12 milioni di euro rispetto al trend positivo previsto il piano di riequilibrio. Questo solo 12 milioni non faccia sorridere nessuno, nel senso che in realtà tengono conto dei benefici introdotti col contenimento della spesa, una maggiore efficacia all'evasione tributaria, entrate, l'incremento del canone per l'occupazione suolo e un importante primo recupero sulle morosità dei fitti. Con il rendiconto il fondo rischi al 31/12/2017 è stato incrementato di 29 milioni di euro, comprendente ulteriori fattori quali debiti fuori bilancio del periodo da giugno a dicembre 2017, alcune passività potenziali di alcune municipalità e una passività legata al riscatto degli impianti di illuminazione votiva. Nell'ambito del riaccertamento ordinario è stato cancellato il residuo attivo, come già dicevo, rispetto alla Corte dei Conti, ABC 15.990.000, così come non sono stati adottati provvedimenti rispetto alle somme codice della strada riscosse nel 2017. Il risultato di amministrazione determina che nel corso del 2017 sono stati applicati al bilancio fondi vincolati accantonati per complessivi 95 milioni. Il fondo di crediti dubbia esigibilità è stato rideterminato in 1.830.000, così come è stato rideterminato in 531 milioni il fondo contenzioso e passività potenziale. Sulle entrate, il Collegio dei Revisori nella propria relazione formulata in merito all'attività di recupero e dell'evasione rileva che non è stato conseguito l'obiettivo. Soltanto nella voce di recupero TARSU, solo in questa voce, non risulta raggiunto l'obiettivo iscritto nel bilancio di previsione 2017 per poco più di 14 milioni. Vorrei fare presente che questa attività non era nelle competenze del Comune di Napoli, essendo il tributo per quegli anni di competenza dell'amministrazione provinciale. Con le entrate tributarie di competenza comunale non solo sono stati raggiunti gli obiettivi, precisiamo questo elemento, ma è stato colmato anche il gap prodotto dai minori accertamenti effettuati dall'aggruppamento temporaneo di imprese Equitalia Geset Ottogas, che ha gestito somme di competenza dell'amministrazione provinciale. Pertanto, fra il preventivo 2017 e il rendiconto 2017 noi abbiamo un saldo positivo da maggiore recupero pari a 7.400.000 euro. L'IMU è aumentata a 9.838 rispetto all'esercizio di 9.838 rispetto all'esercizio 2016. La TASI ha una riduzione di 814.000 euro, dovuta però agli errati versamenti sull'anno 2016 di coloro che non erano a conoscenza della soppressione del tributo e per i quali stiamo procedendo al rimborso. Pertanto, essendo un rimborso, determina una minore entrata, ma all'interno di un risultato positivo. Per la TARI
le entrate sono diminuite di 536 mila euro, ma questo è un risultato molto positivo perché, come noto, la Tari copre i costi del servizio e noi abbiamo registrato nel 2017 la diminuzione della Tari come elemento positivo della gestione comunale. Tradotti in altri termini, i cittadini napoletani pagano meno. Sulle sanzioni da codice della strada, uno dei nostri punti dolenti, registriamo dal 2015 al 2017 un incremento di 4 milioni e mezzo rispetto alle nostre entrate. Sulle spese correnti la comparazione, come dice la stessa Corte dei Conti, è difficilmente comparabile, vanno riclassificate per macroaggregati e si evidenzia una contrazione della spesa corrente dovuta al recupero del disavanzo in luogo della mancata vendita degli immobili. Debiti fuori bilancio, come ho detto, sono stati riconosciuti e finanziati per euro 276 milioni e 534, il debito è in continua riduzione. Questo è l'analisi del rendiconto per il 2017. Rimane aperto un tema e chiudo. Nonostante una gestione sana e attenta da parte della nostra amministrazione, e ringrazio su questo versante i dirigenti, il ragioniere generale e tutti coloro che si sono adoperati sui diversi servizi per raggiungere questi risultati, rimane aperto una grande sofferenza nel nostro Paese. La sofferenza sono gli enti locali. Per enti locali vorrei provare a citare questo campanello d'allarme. Un governo a gestione tecnica, governo Gentiloni, mese di maggio, decide di anticipare di un mese i trasferimenti da tributi erariali agli 8.000 e passa comuni italiani. Questo rappresenta l'aver incamerato diversi milioni di euro di interessi negativi perché ho, diciamo, utilizzato somme in anticipo. Ciò testimonia però di una difficoltà diffusa. Se un governo sostanzialmente legato alla gestione ordinaria della cosa pubblica sente l'esigenza di dover anticipare di un mese il decentramento di diversi miliardi di euro. Campanello d'allarme diffuso rispetto al quale noi abbiamo chiesto in una interlocuzione con le forze politiche, il sindaco di Napoli ha chiesto in interlocuzione con le forze politiche che nel documento di programmazione economica e finanziaria per il 2018 entrino in campo alcune norme di facilitazione per la gestione degli enti locali e contemporaneamente, una volta insediato il governo, dove dire il governo non significa prescindere dal giudizio politico, il giudizio politico avremo i luoghi e le sedi per poterlo esprimere, comunque il primo atto che chiederemo venga fatto, chiederà il sindaco di Napoli, se mi posso permettere di anticipare una volontà ampiamente espressa in più luoghi e in più sedi, è quello di avere un provvedimento omogeneo anche in termini di risorse, un provvedimento complessivo che ridia una titolarità agli enti locali nella determinazione delle politiche economiche e sociali del nostro Paese e non solo nel contenimento della finanza e del pareggio del bilancio.